C'è solo una persona che può fumare quella schifezza. È Paolo Bernardi. E chi sarebbe? Un tizio che svuota cantine, restaura mobili per poi rivenderli ai mercatini. Guarda caso non è simpatico questo uomo, no? Non mi piace per niente, ma mia figlia purtroppo si è innamorata di questo imbecille. Imbecille perché fuma oppure... Perché non riesce a capire il talento di Rita. Lei ha bisogno di allenarsi molto di più. E lui le fa perdere invece un sacco di tempo. Lo so, quando due ragazzi sono innamorati non c'è padre o zio che tenga. Cosa c'entra lo zio, scusi? Scusa, Rizzi, ma non vedi che così agiti il cane? È la sua festa, no? Fa una cosa, lasci un attimo, dai. I giornali sono in crisi, è difficile che l'assumano, ma... Ti volevo parlare di Massimo. L'ho conosciuto, è un bravo ragazzo, molto bravo. Ma guarda che Rizzi ormai lo conosciamo. Il prossimo assunto è lui. Solo che dobbiamo aspettare un pensionamento. L'hai detto tu, sono tempi duri questi. Piuttosto, Pietro, ma perché non mi scrivi tu uno dei tuoi inimitabili commenti sull'Afghanistan, eh? Io agli esteri ho solo imboscate. Non riesco a scrivere più un commento decente dai tempi della caduta del muro. Ti ringrazio, direttore, ma in questo momento mi è proprio impossibile. Troppi impegni, sono in ritardo. Potrei scriverlo io. Senza firmarlo, naturalmente, eh. Scusa, ma te ti occupi di cronaca, ma cosa vuoi scrivere? Beh, comincio citando Dickey di Newsweek e il rapporto della Commissione Energia al Congresso americano. E poi scrivo che se si vuole veramente capire cosa bolle in pentola, si deve leggere il documento dei capi Pashtun diffuso giovedì dalla Reuters, che noi fra l'altro abbiamo ignorato. Ha ragione. Scusa, ma come mai ti occupi di questa cosa? Papà, te l'ho detto, è uguale a te da giovane. Facciamo così, Rizzi lo scrive e tu lo firmi, eh? No, no, lo propongo ai miei a Roma. Ti faccio fare una sostituzione stivali esteri, poi si vede. Cosa dici? Io? I giornali sono pieni di raccomandati ignoranti. Sì, gente come te è preziosa. No, 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 Pietro. Mi dispiace, ma Max non me lo porti via così. Max, dal lunedì sei assunto e in 3 mesi ti porto agli esteri. Mi arrendo. Certo posso offendere mica un amico, no? Ha detto addio? No, veramente ha detto grazie e addio. Vabbè, ha detto grazie a Dio. E perché? È perché domani se ne va, no? E perché va via? Perché è guarito. D'altra parte è marito tuo, o no? Sì, però te lo sapevi che andava via. Tutti lo sapevano, però... Non ho voluto di niente, eh? Un po' mi dispiaceva.